con Elisio Croce, che è uno dei volti storici non soltanto dell'opposizione all'alta velocità, ma anche, diciamo, della Valsusa non violenta. Elisio, ci puoi raccontare quando siete partiti con il vostro gruppo di azione non violenta? Ma era il tempo della guerra in Vietnam, e con dove abbiamo avuto la fortuna di avere delle persone incredibilmente in gamba, no? Tipo Don Giuseppe Viglongo e Achille Croce, no? Erano due leader indiscussi. Achille poi non violento dalla prima ora, in tutti i sensi, nei confronti degli uomini e anche degli animali. E appunto era il tempo della guerra in Vietnam e si sentiva profondamente questa necessità di portare la pace nel mondo, anziché la guerra e le barbarie che appunto combinavano gli americani in quel nord-est, in quell'est. E quindi vi opponevate ad esempio alle fabbriche di armi. E poi era anche il tempo in cui si discuteva sull'obiezione di coscienza. In effetti la prima azione corposa era stata quella di tutelare i diritti di quelli che obiettavano, no? L'obiettore di coscienza. Noi credevamo che soprattutto i cattolici avevano il dovere di obiettare, no? Andavamo alle manifestazioni, facevamo digiuni, sit-in a Torino, e nel sindacato eravamo sia io che Achille nel sindacato, e poi appunto alla Moncenisio, nell'ambito di questo gruppo e di noi lavoratori della Moncenisio, era nata l'idea di fare una mozione. Due operai della Moncenisio si sarebbero rifiutati di costruire le armi, in quanto le armi, quando l'azienda le costruisse, servono per uccidere nel mondo. E questa mozione era stata approvata all'unanimità, no? una mega assemblea, no? Dopo, ovviamente è andata sui media, sui giornali, ma ci scrivevano da mezzo mondo per applaudire all'iniziativa. E quanto siete stati presi in giro quando facevate ad esempio l'opposizione al tiro a volo? A Torbassano, la barbarie poi era incredibile, i cacciatori sparavano a tiro a volo sui piccioni vivi, liberavano il piccione dalla gabbia e i cacciatori li uccidevano. Queste povere bestiole cadevano al di là della recinzione e agonizzavano lì delle ore, dei giorni, no? Siamo andati due volte, la prima volta ci hanno preso proprio a calci, ci hanno preso di peso e buttati fuori, la seconda un po' di meno, e poi in effetti hanno capito che quel tiro a volo lì bisognava chiuderlo, e quindi ha uscito un certo effetto perché l'hanno poi chiuso, no? Ma era qualcosa di incredibile.